Buonasera, onorevole Antonio De Caprio. Le faccio innanzitutto i complimenti per la nuova carica che ci spiegherà fra un attimo, non solo che cos'è e a cosa è dovuto, sicuramente è dovuto al suo impegno per la politica e per il suo partito. E poi magari andremo al nocciolo di quello che interessa soprattutto all'Alto Tirreno Cosentino, in particolare a Scalea. Assolutamente sì, buonasera a voi, buonasera a te Umberto. Ecco, la settimana scorsa proprio è arrivato questa investitura da parte dei miei colleghi di Forza Italia in Consiglio regionale, quindi quale capogruppo avevo l'onere e l'onore di gestire non solo politicamente, ma anche a livello amministrativo tutto quello che riguarda i componenti del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Ovviamente siamo ormai in dirittura d'arrivo alle nuove elezioni, quindi il lavoro che c'è da qui alle prossime elezioni non sarà sicuramente esorbitante, resta il fatto che per me è una gratificazione. È una gratificazione che, come sempre, tutte le gratificazioni che sono arrivate a me le ho condivise con il territorio, il mio territorio d'appartenenza. Perché quando arriva una gratificazione ad un politico che viene da una realtà che porto sempre con me nel mio cuore, che è Orso Marso, un borgo dell'entroterra della provincia di Cosenza, del Pollino che si affaccia sul Tirreno. Ecco, quella gratificazione è la gratificazione per un territorio che oggi può, come in questo caso, venire nella loro casa, che è questa segreteria, e discutere del più e del meno, discutere e affrontare le tante problematiche che riguardano non solo il Tirreno Cosentino, l'Alto Tirreno, di cui spesso sento parlare con quella che io definisco la sindrome di Calimero, e che sarebbe opportuno un po' far volare via e mandare via, perché viviamo, viva Dio, in un territorio meraviglioso dove credo l'impegno della politica e anche del sottoscritto debba essere quello di aumentare i servizi. Il punto è che abbiamo ereditato una situazione poco felice dal passato, e rimediare a tutto quello che non è stato fatto, che è stato fatto male, non è semplice, né tantomeno pensavamo di dover risolvere tutto in un anno. La compianta presidente ha governato questa regione, secondo me, come mai nessuno prima d'ora, e quindi non potevamo mai immaginare che l'epilogo arrivasse dopo solo 8 mesi. Però in quegli 8 mesi abbiamo fatto sentire i calabresi fieri di calpestare e di avere le origini in questa terra. Ecco, a proposito di questa terra, in Camera Caritatis, ci diamo del tu, come sempre, mi dicevi appunto di questi soldi fermi alla regione, 1.100.000 euro Sì, o più o sì. meno, che andranno ad essere spesi finalmente per quello che sono le condotte idriche di Scalea, visto che Scalea purtroppo ha un debito enorme per quanto riguarda l'acqua, ma probabilmente ha una groviera come condutture. Sì, allora, quale sia il problema strutturale per quanto riguarda la questione idrica, che ormai abbiamo visto essere giunta agli onori della cronaca, io questo non lo so, perché credo ci siano delle problematiche squisitamente tecniche. Va da sé che però, come assessorata all'ambiente, il mio omonimo, il capitano ultimo Sergio De Caprio, ha ritenuto opportuno sbloccare questi fondi, alcune decine di milioni che erano fermi lì in disponibilità della Sorical e dell'autorità idrica regionale, da poco insediatasi effettivamente, e che purtroppo in 3 anni, perché questi fondi hanno le radici nei 3 anni precedenti, quindi nel precedente governo regionale, non erano stati spesi. E questo, a nostro modo di vedere, era qualcosa di insopportabile, non accettabile, per cui l'assessore ha ritenuto opportuno proporre
immediatamente alla giunta, dopo aver appreso di questo stanziamento fermo lì, senza che nessuno l'avesse mai utilizzato, per porre rimedio agli enormi problemi che sui territori si riscontrano. Scalea è uno di questi, ma non ha riguardato solo Scalea, ad esempio sul Tirreno Cosentino ha riguardato Cetraro, Paola, Amantea. Si andrà ad intervenire con una progettazione fatta direttamente dalla Regione Calabria, si firmeranno a breve le convenzioni, quasi sicuramente Scalea avrà la presenza dell'assessore qui assieme ai dirigenti del Dipartimento, quindi la convenzione la firmeremo nel Comune di Scalea. Questo è un segnale importante perché voglio ricordare prima di tutto a me stesso che l'assessore De Caprio non è semplicemente l'ex colonnello dei carabinieri forestali e di tutte le varie autorità delle quali lui ha rivestito la divisa, ma è anche colui il quale ha arrestato Totò Riina. Quindi è bene portare qui in questo territorio un vero e proprio esempio di Stato. Io spesso, quando faccio questa affermazione, virgoletto il termine Stato, perché abbiamo visto che le defianze dello Stato italiano sono state tante. Forse la Calabria ne ha subite più delle altre regioni. Basta guardare, volgere lo sguardo alla sanità per comprendere l'abbandono in cui purtroppo questa terra, questa regione è stata relegata. 12 anni di commissariamento per risolvere nulla, anzi apprendiamo dalle indagini che per fortuna la magistratura sta intensificando che questa terra è una terra in mano a delinquenti anche di bassa lega, perché si fanno cose anche impensabili. Io credo che i ladri di gallina facciano questo, e non perché il danno che fanno sia irrisorio, perché il danno che fanno è grandissimo, ma è come mettere un elefante su una distesa di uova. Certo. Quelle uova però non sono vere e proprie uova, ma sono tanti cittadini che hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di assistenza. Su questo non si può più tergiversare, bisogna che lo Stato, ora con il commissario Longo, dia un vero e proprio segnale di vicinanza a questa terra, intervenendo su tutti gli aspetti che purtroppo conosciamo e conosciamo benissimo. Ecco, parlando appunto di sanità, noi ci siamo incontrati proprio per quanto riguarda il poliambulatorio di Scalea. Noi di PUS abbiamo fatto dei servizi anche con persone che, ahimè, sono costrette a servirsi, costrette perché hanno bisogno della sanità, e non entro più nello specifico, però ci sono voci che comunque si chiuderà questo poliambulatorio. Ecco, non credi che sia impossibile quasi sul piano proprio umano chiudere un poliambulatorio? Perché poi la gente dove va? Cosa fa? Io credo che non tanto la chiusura della struttura in sé, e vi spiego anche il motivo. Quando i servizi che la struttura offre non possiamo perderli. Quindi va da sé, anche per l'impegno che il commissario La Regina ha assunto di fronte all'assise comunale, di fronte a tutti i sindaci del territorio, io credo, anche per gli scambi che abbiamo avuto in queste settimane, quasi quotidianamente, il commissario si è assunto la responsabilità di mantenere i servizi qui. Ovviamente, se la struttura verrà chiusa, il motivo non è un accanimento contro l'Alto Tirreno Cosentino. La struttura verrà chiusa, se verrà chiusa, e purtroppo credo che verrà chiusa, avendo ricoperto anche il ruolo da sindaco, so benissimo, ahimè, che quando manca una agibilità in una struttura, difficilmente qualcuno si assumerà la responsabilità di far frequentare quella struttura da bambini, giovani, meno giovani, anziani e quant'altro. Per cui, se si dovesse arrivare a questa soluzione, sicuramente, e questo perché ho avuto modo di apprezzare l'operosità dell'attuale amministrazione comunale di Scalea, si troveranno luoghi dove destinare
questi servizi. Per cui sicuramente il dubbio che era sorto in tutti i cittadini dell'Alto Tirreno Cosentino di perdere dei servizi di un'importanza che credo non ci sia bisogno che dica io quanto sia importante la neuropsichiatria, la fisioterapia per bambini che non hanno alcuna colpa per l'irresponsabilità e la mala gestione del passato. A questo risultato, che sembra l'ennesima beffa, ci si è arrivato perché in passato qualcuno ha dormito. E io sono dell'avviso che chi ha dormito, spero, e questo è un appello che voglio rivolgere anche attraverso i vostri microfoni, possa finalmente pagare per il danno che ha lasciato sul territorio e per la paura che ancora oggi le tante mamme che ho incontrato anche in maniera riservata vivono. Conosco bene di che cosa si tratta, conosco bene anche le problematiche trattate, quindi va da sé che a breve sicuramente l'amministrazione comunale troverà i locali, li renderà disponibili all'ASP e i servizi rimarranno. Questo è quello che la politica e le istituzioni devono fare, e lo devono fare in maniera sinergica, in maniera unita. Io credo che vi sia bisogno di, in questo territorio in particolare, di una maggiore sinergia orizzontale, cioè tra enti locali, tra comuni, ma un'ulteriore spinta e propensione alla collaborazione anche nella filiera istituzionale, quindi nella sinergia verticale tra ente locale, regionale e Stato. Ma credo che chi più di tutti debba oggi dare un segnale di presenza in Calabria sia lo Stato. Roma deve rivolgere lo sguardo al meridione d'Italia per far ripartire la rinascita durante un periodo così triste come una pandemia che è rintracciabile a più di un secolo fa, di uguale proporzione, debba volgere lo sguardo proprio al meridione se vogliamo far ripartire l'Italia e vogliamo creare nuove opportunità. Perché è vero, sì, il Covid ha messo a repentaglio, ha mietuto vittime, ha distrutto famiglie, ma il post-Covid ci darà purtroppo una fotografia di una realtà economicamente disagiata, dove credo la politica dovrà impegnarsi in maniera senza lesionare sacrifici per rilanciare un tessuto socio-economico già sfilacciato che rischia, ai noi, di scomparire totalmente. Ecco, proprio in virtù di questo volevo chiedere, tu sei anche il capo della struttura anti-ndrangheta per la Calabria, e una domanda che mi faccio sempre: la politica è vero che non può entrare in certi meccanismi, ma potrebbe controllare certi meccanismi come si muovono, no? Sì. Parlavamo di Stato. È assurdo pensare che lo Stato manda il commissario che sceglie e la Calabria debba pagare i debiti, no? La Calabria come qualsiasi altra regione. Io ti mando Tizio, va bene, Tizio non funziona, però tu paghi. E chi paga poi alla fine è sempre il cittadino, come in questo caso chi doveva controllare l'agibilità a suo tempo, eccetera, eccetera, se ne è infischiato. Siamo arrivati al punto che se prima ci voleva un euro per metterlo a posto, adesso ci vogliono migliaia di euro. Non credi che sarebbe giusto nella prossima legislatura regionale creare proprio una struttura di controllo finché si va ad evaporare nel momento in cui non c'è più il commissario? Allora, qui è il grande punto interrogativo che mi sono posto qualche giorno dopo aver avuto l'onore di essere nominato presidente della commissione anti-ndrangheta. Il punto di domanda sta nel fatto: posso io, consigliere regionale, controllare chi nella filiera istituzionale sta sopra di me? Ecco, la risposta purtroppo è stata no. Cioè, noi, sia che si tratti di commissione anti-ndrangheta, sia che si tratti di commissione di vigilanza, sia che si tratti di commissione sanità, che magari, non magari, abbiamo più volte ipotizzato la
necessità di ascoltare, capire cosa stesse facendo lo Stato. Già il solo fatto di doverci porre delle domande su che cosa lo Stato stia facendo per i propri figli, perché di questo si tratta in sintesi, è assurdo. Il problema è che noi non abbiamo la competenza per chiamare il commissario Longo oggi, Cotticelli ieri, e chiedergli: ci ti stiamo controllando, perché non c'è, o meglio, c'è un rapporto di inferiorità rispetto alla filiera istituzionale. Noi organo regionale, loro organo ministeriale. Quindi va da sé che purtroppo in questa fattispecie a poco serve sia la commissione da me presieduta sia le altre commissioni che ho prima citato. Il problema invece diventa di natura politica nel momento in cui si evince che il poliambulatorio di Scalea, nel caso in cui dovesse essere chiuso, la responsabilità ha radici nel passato, perché non c'è stata la mera manutenzione. Scopriamo oggi, dalle indagini in corso, che ovviamente dovranno essere avvalorate dalle varie sentenze, quindi i tre gradi di giudizio, che qualcuno ha taroccato i bilanci, che qualcuno ha scelto di utilizzare le somme finanziarie destinate alla sanità per scopi o con una gestione non afferente o rispondente al bene comune. Il tutto poi si sostanzia in quello. Io ricopro un ruolo, lo ricopro per il bene comune. Se invece ricopro un ruolo anche burocratico per ingrassare le mie tasche, sicuramente fallirò. E se la magistratura, come sta facendo, fa il suo dovere, prima o poi ne pagherò le conseguenze. Io spero che tutti quelli che hanno incasinato la realtà socio-economico calabrese possano prima o poi pagare, perché questo è il vero segnale che lo Stato può mandare ai cittadini. Antonio, una cosa che più o meno riguarda l'attualità, ma già da qualche mese, no? Abbiamo visto elezioni prima a febbraio, poi forse si voterà ad aprile, se non addirittura a giugno, qualcuno ipotizza addirittura a settembre. Voi del centrodestra, che guidate e governate la regione, come vi state organizzando? Perché ci sono dei nuovi arrivi nella politica regionale, già c'era il dottor Tanzi, adesso c'è questa alleanza con il sindaco di Napoli, dottor De Magistris. Come vi state organizzando appunto per questo impatto? Poi andremo, così come siamo arrivati un anno fa in Regione Calabria, così vogliamo ritornare. Una coalizione di centrodestra unita, a guida Forza Italia, per come erano gli accordi. Ovviamente sorge qualche punto interrogativo dato il silenzio che oggi c'è sulla data dell'11 aprile, nel senso che ufficialmente l'11 aprile il popolo calabrese sarà chiamato a eleggere il nuovo governo regionale. Io spero che così possa essere, perché non possiamo più mantenere una regione senza i pieni poteri. Se così non dovesse essere, c'è chi effettivamente ipotizza un accorpamento con le amministrative, c'è chi ipotizza finanche, dopo aver sentito tutti i gruppi politici parlamentari, di traslare ulteriormente le amministrative e le regionali. Ovviamente a noi in questo momento non è dato sapere la realtà dei fatti, attendiamo la formazione del nuovo governo, che c'è da dire sostenuto da Forza Italia, con Mario Draghi presidente, che io spero possa finalmente trattare le tante problematiche del paese Italia. Perché è vero, sì, noi ci concentriamo sulla nostra regione, ma è vero pure che l'Italia, ahi noi, nell'ultimo decennio ha purtroppo avuto una serie di sconfitte su ogni settore, e la sanità, io credo il sistema sanitario nazionale ne è l'esempio. Ultima domanda, un nome ipotizzabile per guidare
il centrodestra alle regionali? Sarà il presidente Berlusconi, d'accordo con gli alleati, a decidere il nome che, a mio modesto parere, porterà il centrodestra di nuovo a guidare questa regione, però con un qualcosa in più rispetto ad un anno fa, con un insegnamento che è quello del presidente Santelli. Il presidente Santelli ha dimostrato che anche in politica, anche avendo chiara appartenenza partitica, si può essere liberi nella gestione della cosa pubblica per il bene comune, per i cittadini calabresi. Grazie Antonio De Caprio. Grazie e alla prossima. È sempre un piacere incontrarti, perché le nostre sono più che interviste, chiacchierate che forse danno un po' di visibilità in più a quello che sono i problemi. Grazie ancora. Grazie a voi.